Grazie, bentornati a G-Day, il giorno perfetto, il programma che è buono qui ed è buono qui. Allora, stasera un ospite che tutti vorrebbero tra le mani, soprattutto un paio di cardinali. Questo è il suo documento, lui è... dovrebbe essere... Nuzzi Gianluigi! Ciao Gianluigi! Gianluigi, benvenuto. Eccoci. Sono tutti dei fan dei documenti discutibili, evidentemente. Questa è una bellissima foto. Allora, questo è il microfono nostro. Dove c'hai quello tuo delle intercettazioni? Dove devo parlare? Perché... allora, caro Gianluigi, prego, accomodati. Grazie. Quest'uomo per essere qui stasera ha dovuto rinunciare a un'intervista al Dalai Lama e a un reportage in cui si svelava chi ha ucciso Kennedy. Grazie per essere qui con noi. Cos'è in confronto G-Day, caro Gianluigi? Io sto per sottoporti a un test molto delicato, un test psicologico. Capiamo subito come sei, cosa fai, se mai provato urra con il nostro Se ti dico. Allora, caro Gianluigi, ti dico delle parole e tu mi rispondi così, distinto, la prima cosa che ti viene in mente, come fanno molti ospiti da Gad Lerner. Quelli che conosciamo. Scandalo. Scandalo mio, il seno della Minetti. Uno solo, tra l'altro, quindi doppio scandalo quando li mostro un cane. Potere. Potere mi viene in mente... Sai cosa mi viene in mente? Le ragazze... dei ricchi cinesi che arrivano con la Ferrari fuori dalla scuola, la Ferrari che la fanno tingere di rosa con Hello Kitty stampato sul... E dove sono queste persone? In Cina. Ah, in Cina. No, da noi no, da noi no. Da noi non ancora, temo. Divertimento. Divertimento, beh... Beh, guarda, tante parole ti verranno in mente, no, sicuramente. Ma... Questa è una provocazione belle buona, no? Però... Per me il divertimento maggiore, ma è quasi banale, il divertimento maggiore è con i miei due bambini terroristi, insomma. Bene, li hai fatti terroristi. Beh, uno si chiama Flash, sai perché? Perché quando lo fissi sulla retina già è da un'altra parte. Speriamo che non mantenga questo nickname crescendo. Allora, Lerner, Gad. Gad Lerner, l'intuito e la distanza siderale tra me e lui in termini di, come dire, cultura. Ah, anche di nasi. Topolino. Topolino, ecco, qui parliamo, hai parlato di nasi e parliamo di occhi, perché la prima volta che io ho iniziato Topolino, la prima volta che sono andato in redazione ero talmente emozionato che avevo gli occhiali da vista e mi si appannarono le lenti che caddi per terra, non vedevo più nulla. Questo perché lui ha scritto su Topolino, pensate con che emozione nel cuore. Ho paura, però lo chiediamo a tutti, godere. Godere? Godere. Già risposto, guarda, vabbè, la tengo come risposta. No, sai cosa godere? Godere, sì. Professionalmente? Certo, perché beh, sono le cose anche a me cosa, viene subito in mente. Mi piacerebbe l'adrenalina che potrei avere entrando nella... Ci sarà un ufficio dove ci sono tutte le carte coperte dal segreto di Stato? Dei segreti del nostro paese? Ecco, mi piacerebbe entrare lì dentro. Cioè, poi però anche uscire. E chi l'ha detto questo? Che sia possibile le due cose? No, purtroppo a volte si escludono. È un caso che dopo questo verbo ci sia questa parola, Sua Santità. Beh, Sua Santità penso, sì, sì, penso al mio libro. Compara adesso, ecco qua, la copertina del tuo libro, Sua Santità, le carte segrete, viene detto... E al coraggio di persone che hanno, come dire, messo a repentaglio, come il maggiordomo Paolo Gabriele, la propria vita per farci conoscere cosa accade là dentro. Tant'è che finirà adesso, sabato prossimo c'è il processo. E lui ha messo sul piatto la sua esistenza per farci conoscere cosa accade oltre le mura, ecco. Quindi se volete sapere cosa accade dentro le mura dove lui è entrato... Comprate e leggete Sua Santità di Gianluigi Nuzzi. Allora, caro Gianluigi, tra poco noi costruiremo il tuo giorno perfetto, ma riusciremo a rendere perfetto, così ci auguriamo, anche il giorno del concorrente del nostro quiz. Abbiamo un gioco finale che si chiama Cancella il debito. Il concorrente di stasera è stato estratto poco fa regolarmente dal nostro notaio Luigi Cambri. Rilassati, non c'è niente da scoprire, niente di torbido da svelare. E il nostro concorrente si chiama Matteo Uccelli.
Ecco. Mi raccomando, devi molto impegnarti, perché chi vince cancella il debito, chi perde si deve comprare la 7. Quindi accomodati, poi dopo ti verrai microfonato, mentre ci finanziamo il premio con la pubblicità, voi prendete il cellulare e mandate un sms di 2 euro al 45503 per sostenere le battaglie dell'Oxfam per scongiurare la fame nel mondo, oggi e in futuro in tutte le comunità agricole di moltissimi, moltissimi paesi. A fra poco qui con Gidei Gianluigi. Settembre, primo giorno dell'autunno, e noi lo trasformeremo in un giorno perfetto per Gianluigi Nuzzi. Allora, tu, caro Gianluigi, sei già venuto ospite da noi, ne parlavamo durante il break pubblicitario. La ricordiamo veramente come una puntata scoppiettante, ilare, proprio come un due. Vero, un attimo, ma sai cos'è, Geppi? Che la satira mi mette un po' a disagio. E chi è la satira? Io la, la rappresento. Eh beh, certo. Ma no, io sono un intrattenimento, sì, di sollazzo. Inscente come una bambina, va bene. Inscente come una bambina, però sto sanguinando dal naso. Allora, però, cretina voleva dire. Allora, però io voglio ricordare a tutti quanti quando ancora c'era il frigo, che era anche uno degli ostacoli della comunicazione, forse. Beh, tra meno 40 lì. Ecco, anche questa cosa, erano lontani, in realtà erano vicini perché erano qua a fianco, però non ci potevamo guardare negli occhi. Io vi voglio far rivedere il frigo per i nostalgici che ancora lo rimpiangono, dare uno degli esempi più memorabili della briosa loquacità di Gianluigi Nuzzi. Prego. Piaciuto Gianluigi Di Pietro in questa versione? Sì, sì. Nel ring dialettico o nel ring proprio? No, no. Tu hai fatto la cresima, Gianluigi? Assolutamente. Napolitano ha detto che il governo ha le ore contate, non vai a fargli una respirazione bocca a bocca al governo? No, no. Stiamo parlando di politica o di un film con Bud Spencer? No, no, assolutamente. Il mio mito del sabato notte. No. Spero che tu non abbia telefonate nel tuo programma. Assolutamente. Assolutamente sì o assolutamente no? Assolutamente no. Allegria, Gianluigi, portami via. Hai infierito. Ma guardate, ma che bello il frigo, veramente. A me manca come una borsita al ginocchio, guardate, non so voi, io mi rendo conto, abbiamo questo che è un tributo al passato. Questo è un segno di essere un po' recidivi, insomma. No, è di omaggiare le origini illuminando le prospettive future. La continuità, sì. Come i simboli quando diventano piccoli nei partiti, no? Che fanno lo cambiano, però il simbolo piccolo, perché penso che noi siamo stupidi, che se cambiano non sappiamo più cosa votare. No, noi non pensiamo che chi ci guarda sia stupido, noi pensiamo che chi ci guarda abbia della nostalgia e noi la cerchiamo di placare in questo modo. Allora, io comunque mi sono premunita, visto la tua prima performance, sono qua oggi, ti trovo molto 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 più allegro. Speriamo. No, sì, dai, così è un nuovo profondo. Allora, mi sono accompagnata con i miei due grilli parlanti, Filippo Solibello e Marco Ardemani. Buonasera Geppi. Beh, tanto grazie per averci invitato. Prima però volevamo in maniera preventiva, siccome siamo pavidi, dissociarci da qualsiasi cosa possa dire Nuzzi questa sera, perché lui è l'uomo degli intrighi, dei misteri, sa tutte le cose. Ma non solo l'uomo degli intrighi, sono uno che gli intrighi li tira fuori e mette sui libri, sui giornali. No, io invece vorrei tirare le orecchie agli autori, perché la giornata per invitare Nuzzi era ieri, 20 settembre, Breccia di Porta Pia, un lavoro portato a compimento dai Savoia ma non finito. Nuzzi, io non so di cosa stiate parlando, allora, tu lo capisci? 27... E sono certa di non essere l'unica. Allora, 20 settembre 1870. Qua mi ricordo, eravamo io, Gianluigi, Vittorio Emanuele II, entrano in Roma, scacciano il Papa, ma gli lasciano quell'angolino, città del Vaticano, quella che Nuzzi sta cercando di distruggere definitivamente. Ma non perché non dite la mattina alla radio? Non portato con... Ma scusa una cosa, se uno fa un libro sull'Italia contro l'Italia, dai. No. Benissimo, amici, continuiamo con questo ambiente veramente disteso. Salutiamo Benedetto e Georg, che sicuramente ci stanno guardando. Non è vero che voleva distruggervi, voleva investigare e ripristinare la verità su dei temi in cui non c'era, giusto? Bene. Allora, distruggi per faticare.
Allora, ti sottopongo la prima coppia di notizie, l'eterno scontro tra la verità e le bugie. La prima coppia è questa, oggi 21 settembre 2012, sui giornali le verità di Polverini e Fiorito. Nel 1881 usciva Pinocchio, il celebre libro. Allora, continua la bufera sugli sprechi di denaro pubblico della Regione Lazio, l'ex capogruppo del PDL Franco Fiorito e la presidente della Regione Renata Polverini si sono difesi ieri sera in TV, uno a Porta a Porta, l'altra a Piazza Pulita. Allora, tutto questo esattamente nell'anniversario della pubblicazione della prima puntata di Pinocchio sul giornale dei bambini. Allora, Gianluigi Orco e Filippo, aiutatemi, sì, a ricordare. Cosa c'è da ridere? A elencare i nomi, come alle medie. Allora, aiutatemi a ricordare a chi ieri si fosse perso, a quei pazzi che ieri non avessero visto Piazza Pulita di Formigli, o ancor più, voglio dire, Porta a Porta di Bruno Vespa. Ricordiamo come si sono difesi, vi leggo delle frasi, voi dovete dirmi se Fiorito e la Polverini le hanno dette veramente ieri sera. Ah. La prima frase è questa. Allora, Fiorito dice a Vespa che gli spettavano più di 250.000 euro. Vespa chiede, quanto esattamente? Cosa risponde Fiorito? Guardami, guardami, guardami. Cosa risponde Fiorito? Tanto là non c'è scritta la risposta. 250.500 euro. 250.000 una batteria di pentole a pressione, una bicicletta con cambio Shimano. 250.000 euro, l'Istria, Fiume, la Dalmazia. O 900.000 euro, cosa faccio, tengo? Direi la prima. Diresti la prima? Vediamo la controprova, com'è andata ieri da Vespa. Quindi sarebbero stati in tre anni 900.000 euro. In tre anni 900.000 euro. Lui aveva capito la domanda all'anno. Allora, seconda domanda, durante la puntata, quale espressione usa sempre Fiorito, che era un genio e leggeva Topolino a tre anni, per rimarcare di essere stato accusato ingiustamente? E allora verrò crocifisso per un panino con la porchetta, e allora verrò lapidato per una schiscetta, e allora verrò flagellato per un kebab no piccante no cipolla, e allora spogliati come sai fare tu. Cosa ha risposto? Io spero veramente che abbia risposto l'ultima. E allora spogliati come sai, esatto, fare tu. Vediamoci. Perché era la più seria che poteva. La più seria, mi rendo conto, ma lui ha risposto così. Vabbè, e allora, però un crocifisso per un panino con la porchetta. Ho intitolato. Un'immagine terribile. Beh, sarebbe stato meglio il kebab. Kebab, leggero. Passiamo alla Polverini, che ieri sera era ospite da Corrado Formigli. Allora, l'amico Corrado, ciao amico Corrado, a un certo punto le chiede se è vero che sta pensando di passare all'UDC. Cosa risponde la Polverini? Sì, perché se passo all'UDC ho un videofonino in omaggio e 1000 sms gratis con i miei amici. Ma quando mai questa è fantapolitica? Ma quando mai questa è fantascienza? Ma quando mai questa è fantaghirò? Cosa ha risposto? Ma quando mai questa è fantapolitica? Bravo! Vediamo la controprova, bravo, bravo Gianluigi. Ma quando mai? Questa è un'altra, altra fantapolitica. Non l'ha sentito così. Bravo, bravo, vuol dire che guardi Corrado Formigli. Allora, Marco, tu che sei un poeta istantaneo, hai una piccola antilirico composizione, comprensibile, che non citi gente morta. No. In onore del nostro italico Batman, prego. Batman vive a Gotham City e svolazza tra i miei miti, ma il suo epigono laziale nel consiglio regionale spende e spande un capitale. Viva Roma, capitale. Bravo, bravo Marco, bravo. Gianluigi, allora noi abbiamo voluto in qualche modo darti una mano, tu fai delle inchieste accuratissime che insomma, per cui anche impieghi moltissimo del tuo tempo. Assolutamente. Assolutamente sì. Mica le può fare in due secondi. Appunto no, non le può fare in due secondi. Però noi insomma ci siamo portati avanti con i lavori. Allora stamattina per strada con la gente comune, per noi la gente comune ha ricostruito tutta questa vicenda del caso Lazio intricatissimo nella illuminante rubrica Facciamo a capirci. Nasce tutto da questo Fiorito che è chiamato Air Batman. Organizzavano festini per rivivere, diciamo, vecchie glorie della Roma di una volta. Con i soldi della regione, come sempre, non hai visto festini, toga party, vestiti, maiali, ostriche, di tutto e di più. Mangio, ostriche,
maccheroni, pasta al forno, sono sempre le stesse identiche persone. In tutto ciò Erbatman con i soldi della regione va a mangiarsi la porchetta da Nagli come se fosse la cosa più naturale del mondo. La regione Lazio ha speso 20.000 euro per far vestire tutti questi politici e non politici, da maiali, da antichi romani. La Polverini si è trovata in quella festa, una festa in maschera, senza avere la maschera, senza avere il vestito adatto alla serata. Stupendo. Ti è piaciuto questo? La pasta al forno. La pasta al forno, perché era una, insomma, una cena completa. Il maccherone e la pasta al forno. Erano carboidrati, protagonisti, esatto. Ma il grande protagonista è sempre stata la porchetta di queste cene, o il suino. I maiali, poi. I maiali un po' in generale, non a livello emotivo. Allora, emotivo? Adesso direi che dopo questa spiegazione dei nostri amici pedoni puoi fare una scelta ancora più consapevole. Cosa tieni nel tuo giorno perfetto? Le verità di Fiorito e della Polverini o le bugie dell'intramontabile Pinocchio? Vita e morte, preferisco Pinocchio. Mille volte. Pinocchio che ha insegnato tante cose. Le verità di Fiorito, insomma, possiamo, credo, anche farne a meno. Ma le scopriremo nei prossimi solo giorni, vivendo. Temo. Anche se lì ci sono il gatto e la volpe, come nella coppia Fiorito. E non c'è Batman. Non c'è Batman. Che è un vero peccato. Molto, però, meglio, ma che, molto meglio Pinocchio. Adesso Pinocchio lo mettiamo da parte, voltiamo pagina, alla seconda coppia. Perché mi guardi così? Capisco, Geppi. Non è che... non ti guardi come se fossi praticamente... un uomo che se gli togli il brivido... Cioè, Pinocchio fa parte dell'immaginario, della cultura di tutti i bambini. Che ho avuto l'infanzia. Naso di legno, cuore di stagno. E la rivendi. Guardavi anche il cartone animato? Assolutamente. Quale? Naso di legno, cuore di stagno? Topolino, evidentemente. Però non lo sapevo leggere Topolino a 3 anni, per non mia fortuna. Non così intelligente. No, per mia fortuna. No, certo, mi rendo conto. Beh, me ne guardo. Allora, no, non ti guardo perché guardandoti spero di coinvolgerti massimamente. Ah, assolutamente. Massimamente. Allora, la seconda di notizia, coppia di notizia, la seconda coppia di notizia ha a che fare con donne molto desiderate che iniziano una nuova vita. Cologno, 21 settembre 2012, arrivano le nuove veline. Nel 2010 a Macherio andava via la signora Veronica. Allora, presentate oggi alla stampa Giulia Calcaterra e Alessia Reato le nuove veline che esordiranno lunedì a Cologno Monzese sul balcone di Striscia. 2 anni fa, proprio in questa data, Veronica Lario lasciava il marito, la villa di Macherio. La crisi era esplosa poco tempo prima, Di bene, Jeffy, di bene. Di bene, dai, proprio perché... Ma sono due capitoli... Piccione. Piccione. Ti chiedo veramente scusa se non sono stata chiara, perché so che la notizia la conosci bene. Ti ricordi, era tutto il casino, era nato me lo perché segno lei tutti aveva gli anni sul calendario. No, lei aveva scritto la lettera qualche anno prima, tutto questo era successo perché aveva accusato il marito di avere candidato alle europee delle politiche non professioniste, ma bensì delle veline. Poi c'era stata la festa, ti ricordi, in cui lui arrivò travestito da uomo del Sahara. Da Cleopatra. No, col turbante. L'uomo ne sa. Sì. Quare. Devo dire quale scelgo tra le due? Tra un attimo. Ah, ok. Tra un attimo. Comunque, meno male che è venerdì. Allora. Dell'acqua, Geppi? Massima, del gin, forse ci vorrebbe. Eccoci qua. Allora. Hai fatto lo scherzo che hai cambiato con la vodka? Sì, l'ho fatto. Allora, Veronica Lario, come sicuramente vi ricordate tutti, si era allontanata dalla casa proprio con 2 robine, 2 cambi di biancheria, lo spazzolino, un caravaggio, cosa avrà portato via. Però sono sicura che anche voi, amici da casa, sarete scappati via da qualche luogo senza salutare. Allora, raccontateci proprio di quella volta che ve ne siete andati sbattendo la porta. Grazie Mario. Allora, abbiamo in linea Adriana da Orvieto. Eccomi, buonasera Gigi. Buonasera Geppi. Cioè, non ti ricordi il nome? Ah, scusa, forse perché non eravamo bene in linea. Allora, com'è che ti chiami? Adriana da Orvieto. Allora, quanti anni hai? Io ho 53 anni, sono sposata con Giorgio, sono la mamma di Roberta, Claudia, Chiara, Umberto e Angelica. È la miseria. Complimenti. Sì. Signora. Tutto. Complimenti, no, complimenti a suo marito, alla sua fertilità indiscussa. Decisamente. Evidentemente a Orvieto si sta molto in casa.
Non prendiamo bene il segnale TV. Di la sede, proprio a Orvieto, ho trovato la terra del nostro amministratore delegato, ma no. Ti sento malissimo. Adriana, dai, che se no ti scappa di fare un altro figlio. Prima di andare a fare il fratellino, raccontaci di quella volta che sei andata via sbattendo la porta. Allora, dal notaio all'apertura del testamento di un'anziana zia, scopro che l'adorabile vecchietta aveva lasciato tutta un'associazione animalista. Associazione animalista. Adesso voglio dire, non è per il dispiacere degli animali. Ciao Adriana. Gli animalisti sono molto. Cioè, ci tengono che gli animali vengano ben trattati. Proprio il caso anche dell'eredità. Non dire gatto finché non è nel sacco. Hai fatto un gioco di parole. Allora, caro Gianluigi, dopo questa telefonata ti ho dato un po' il tempo in realtà per capire meglio quale notizia ti sta più a cuore, quale notizia ti fa più piacere leggere oggi nei giornali. Cologno che dà il benvenuto alle due nuove ragazze che faranno le veline, o a Macherio nel 2010 Veronica che... La fui... No, se ne andava? Secondo me sembrano due capitoli della stessa storia, e lo sono in realtà, no? Sì. Però quello più piacere, voglio dire, a me interessa più la prima storia, quella dell'addio di Veronica, mi interessa piuttosto che le veline che insomma... Sì, allora teniamo da parte la notizia di... No, piacere no, però piacere no, perché è una separazione, quindi non... È... No, non è una separazione, però anche con una scelta... Con la tua nota sensibilità sono sicuro che avrei sofferto moltissimo, però detto questo... No, secondo me lei soffriva prima, forse ha smesso di soffrire dal giorno in cui se n'è andata, quindi forse è una notizia che sta facendo un piacere leggere. Ciao Veronica, che ci sta guardando con Benedetto e Gerg. Allora, vediamo. Sì, perché fanno una pizzata. Un gruppo d'ascolto. Si fanno due spaghetti e ci guardano. Allora, vediamo la terza coppia di notizie. Parliamo di politici fuori posto. 21 settembre, Renzi da Armani. A vedere le sfilate. 1977, Andreotti da Costanza. Allora, mentre Armani per le sfilate di Milano ospita Matteo Renzi, che ha dichiarato di voler parlare solo di moda almeno per un giorno, 35 anni fa, il 21 settembre del 77, Maurizio Costanzo ospitava Giulio Andreotti per la prima puntata del suo programma Bontà Loro. Ecco qua la foto, tutte e due, insomma. Cioè, quella a destra è Andreotti, quella allora, a sinistra no, è Renzi. Da una parte la star di un universo superficiale, narcisista e vanitoso, e dall'altra Giorgio Armani, quella a sinistra, e poi invece dall'altra parte, insomma, proprio la prima puntata di Bontà Loro. Allora, Gianluigi, secondo te perché Matteo Renzi va da Armani? Perché è uno che deve creare rotture nella comunicazione, quindi fa cose che nessuno si immagina. C'è un politico che va a una sfilata a fianco Armani, inimmaginabile. Ma nel 77 era inimmaginabile che un politico andasse in un programma come... Sì, un po' meno. Poi i due sono anche altri anni, quello un anno, sono anni terribili nostri. Terribili? Terribili. Io avevo 4 anni, un sacco di preoccupazioni. Allora, a voi è difficile. Era troppo difficile. Noi milanesi rimaniamo stupiti, perché di solito quando si va alle sfilate un sindaco resta in mutande, di solito. Invece in Renzi, Milano si usa. A Milano si usa così. Tu guarda, voglio dire, quattro persone. Cioè Andreotti si è preso, poi è stato assolto un'accusa di essere mandante omicidio Pecorelli. Costanzo ha evitato un attentato di Cosa Nostra. Cioè sono anni diversi rispetto. Anche i colori sono. No? Sì, questa è una foto. Ma chi è abbronzato? Giorgio Armani? È sempre. Ha una tessera, un solario sotto casa, non lo so. Allora, con voi io di moda onestamente io non parlerei, perché a voi vi veste un nemico, è evidente. Ma fanno gara a vestirci. Sì, fanno gara a pagarvi per non far mettere i loro abiti gli stilisti a voi. Allora. Gianluigi, guarda che elegante, guarda come elegante. Lui è elegante, lui è serio, è bravo, è vero. Allora, Gianluigi, cosa scegli? Renzi vicino alle passerelle della moda o Andreotti con l'inventore della passerella televisiva? Decisamente Renzi d'Armani. Una notizia più rassicurante. Allora, quindi questa è la tua giornata perfetta che è andata a comporsi. Mentre Matteo Renzi va a godersi l'arte di Giorgio Armani, magari leggendosi la prima puntata di Pinocchio, la signora Veronica prende il suo beauty case e va via da Macherio. Questa è la tua giornata ideale. Noi condividiamo, ma ci dissociamo.
cioè ci dissociamo, ma condividiamo però. Se siete un ossimoro intellettuale, sì. Così mi piacete. Allora, adesso cerchiamo di rendere questa giornata migliore anche al concorrente estratto poco fa, che entri con noi, come si chiama, il signor Matteo Uccelli, per entrare a giocare a Cancella il Debito. Ciao. Ciao. Ciao Paolo. Paolo Uccello era anche un... era il sì. Matteo Uccelli. Matteo. Ma ciao, benvenuto. Grazie. Matteo, grazie Maria. È di Rovo, scusa, volevo sapere se era di Rovo. Hai fatto un altro gioco di parole, no. Io ti tiro il tappo della penna. Allora... È di Milano. Matteo Uccelli, età 27, nata a Canosa di Puglia, vive a Lissone, professione, laureato in ingegneria biomedica, ora fa il tatuatore. Come mai questo... perché questo conflitto? Beh, cioè, non è un conflitto, è... Ti faccio un tatuaggio? Come mai fai il tatuatore? Perché era la tua passione? Perché hai perché studiato è la mia per passione. Fare... Perché hai studiato ingegneria per... Qual è il tuo debito? Che il programma sta per finire. Qual è il tuo debito, caro? Sono le ultime due rate di un finanziamento che ho chiesto per ristrutturare casa. Benissimo, guarda, saremmo felici di che una parte della tua casa Speriamo. Fosse fatta con i soldi e quant'è? Nostri. Quant'è che devi? Adesso glielo chiedo. Mentre cammini all'indietro, dimmi quant'è la tua cifra? 256 euro. Vabbè, ah dai, anche cioè che poco. Porto, 256 dai. Euro. Monolocale? Ristrutturazione monolocale casa. No. Allora, guarda, io ci tengo che tu vinca. È venerdì. Allora, primo indizio, ti do quattro indizi, solo alla fine dei quattro mi potrai rispondere. Allora, perfetto. Parliamo del cavallo più famoso della storia recente. Non è Furia, è Varenne. Vediamo qua, Varenne in una foto con Spielberg. Ecco, l'amico Steven Spielberg, erano insieme a un evento mondano. Nel settembre di quell'anno Varenne disputava la sua ultima corsa e poi, come molti sportivi, una volta ritirato, si è dato alla carriera di commentatore. Spielberg è quello a sinistra, Spielberg. Spielberg è quello a sinistra per chi guarda da casa. Sapere. Matteo. Vabbè, Varenne, il cavallo. Questo, Varenne. Dai. Andiamo col secondo indizio. Quell'anno nelle case degli italiani arriva un oggetto davvero utilissimo, una delle più grandi invenzioni tecnologiche della storia moderna. Che entri. Non è il cuscino per la confessione o per le fedi nuziali, è l'euroconvertitore. Perfetto. Non è neanche Maria. No. Vattene. Grazie Maria. Preziosissimo sempre. Troppo facile, Jessica. Troppo facile. Allora, serviva a convertire le vecchie lire nella nuova moneta che entrava in vigore quell'anno. Badami bene l'attenzione, Grazie al lavoro di 400 scienziati era in grado di fare un'operazione complicatissima, la divisione per due, più o meno, vagamente. Stai attento perché era a cavallo. E poi, Geppi, noi italiani l'abbiamo semplificata perché abbiamo fatto 1000 lire un euro, così... Erano 2000 lire un euro. Certo, però. Noi l'abbiamo semplificata. E siamo fatti così noi italiani. Non confondermelo, guarda, per amor di Dio non confondermelo. Allora, in quell'anno i cinema italiani sono invasi dagli effetti speciali del primo Spider-Man. Noi di G-Day non possiamo far vedere le immagini originali, lo abbiamo rigirato con il contributo di La 7 che ha fornito le ragnatele. Vediamo la scena principale. Tu hai un vero talento per vestirti uguali. Tu sei stupefacente. Le tumide labbra di Alessandro Di Sarno, che era l'uomo appeso al contrario. Una scena così sensuale non si vedeva da amici dei fichilini. Lui è ancora appeso? È ancora là. Allora, Gianluigi, tu hai individuato l'anno, vero? Vagamente. Vagamente. Puoi dire cosa può dire per dare un aiuto, ma che non sia proprio un aiuto?
Cioè, tipo, che macchina avevi? Ma io sai che ho fatto la patente a 33 anni. E questo ti aiuta. E questo complica le cose. E qui c'è un segreto, secondo me, anche dietro. Ma come mai? Hai voluto rifletterci? Hai voluto studiare bene la teoria? Sì, un po'. Infatti, sono andato alla scuola guida a fare l'esame e ho detto, scusi, prof, dov'è che mi devo sedere? Faccio, no, ma devo fare l'esame anch'io. Ma come? Quanti anni hai? 33. Ma vai, dai, cammina. Sembrava l'ingegnere, quello della autoscuola. L'ingegnerini lì. Pensate, quest'uomo ha avuto la patente a 33 anni, direi di metterlo. Uccelli, non ti ho aiutato, mi dispiace. Però non ti ha confuso. Quarto indizio, questo può essere veramente illuminante se sei un tifoso. Allora, i mondiali di calcio si svolsero per la prima volta quell'anno in due paesi diversi, Corea e Giappone. Era un campionato molto movimentato. Il primo tempo si giocava in Corea e il secondo tempo in Giappone. Così, dei creativi. All'Italia, purtroppo, ai ai ai, non andò molto bene. Partirono molte coronarie. Vediamo. Attenzione, Totti, in area di rigore. Ma giù, vediamo, qui. Adesso lo ammonisce, sta attento. Adesso ammonisce Totti, questo non esiste. È una cosa, allora va bene. Ecco, tutti ricordiamo il volto di quell'arbitro che ha regalato moltissime nuove parolacce alla lingua italiana, io temo. Tu ti ricordavi quel momento? Assolutamente. Era un complotto del KGB o era tutto regolare? No, era un complotto di quell'arbitro che è entrato nelle freccette di tutti i bambini italiani. Che era il fratello di José Luis Moreno, il celebre Moreno, pappagallo. E poi venne arrestato non anni dopo per traffici. Per droga? Sì. Che se no gliel'ha messo dentro qualche italiano. Allora, caro Matteo Uccelli... Mischino. Allora, caro Matteo Uccelli, con questo benaugurante cognome ti do 10 secondi per scrivere la data, 4 cifre, riflettici bene. I mondiali, Varenne. Spider-Man. E i mondiali. E l'euroconvertitore. Attenzione. Serio, eh? Ha scritto piccolo il 2002, non ha fatto neanche un tribale. Confrontiamo la soluzione. Ed è 2002!